Buongiorno a tutti, raga, volevo fare una bella intro energica e tutto, però sono le 8 meno 5 a Torino con 4 gradi, quindi solo per questo meriterei già tutti i vostri like. Sto per andare in stazione, oggi video un po' diverso, infatti vi chiederei di guardarlo tutto, di lasciarmi i vostri feedback, perché magari può diventare una serie, lo spero, e quindi tutti i consigli saranno utili. Cosa facciamo oggi? Andiamo a Genova in trasferta per Genoa Juve, vi svelerò tutti i retroscena della trasferta, tutti i dettagli del viaggio, vi darò tutti i costi che è la cosa che vi interessa di più. Poi entreremo allo stadio, vivremo la partita insieme, il post partita, quindi speriamo che intanto tutto vada bene. Sarò nel settore ospiti, quindi spero di non essere picchiato, me lo auguro. È la mia prima vera trasferta, perché sono stato solo a San Siro quest'anno, però Milano ero già stato, Genova è la prima volta pure che vado, quindi spero di mostrarvi anche un po' di Genova. Spoiler, potrei anche darvi il posto che fa la miglior focaccia genovese, però visto che è stato consigliato da un amico, prima la testerò io e vi farò sapere. Comunque adesso stazione, andiamo a prendere il treno e si va verso Genova. Questo è il primo passo di questa trasferta. Ecco il nostro treno, Genova BR 8:30, 13,85 euro, raga, col regionale, due rette di viaggio. Appena arriva ci imbarchiamo, ancora non c'è il binario, quindi dobbiamo aspettare un po'. Ok raga, siamo a bordo, 2 ore adesso di treno, per voi sarà un attimo perché c'è Rob che editerà, quindi ci vediamo tra 2 secondi a Genova. Siamo arrivati a Genova, adesso usciamo dalla stazione e andiamo a incontrare chi ci farà da autista per tutto il giorno e anche chi ci ospiterà per la notte. Sono in macchina da Davide, lui è sceso per andare a prendere la miglior focaccia genovese, questo lo stabiliremo adesso insieme, e non vuole essere inquadrato, quindi raga, non ve lo inquadrerò per privacy, e adesso aspettiamo che arrivi con la focaccia e assaggiamola. Raga, la miglior focaccia genovese da Priano, pagata quanto? È importante. 15 euro un chilo. 15 euro al chilo, sembra buona, è la mia prima focaccia genovese, quindi non ho idea di come sia, non ho un paragone, però sembra molto buona. Focaccia bassa e scrocchiarella. No, non è vero, non è scrocchiarella, è neanche troppo oleosa. Però buona. Eccomi raga, sono a casa, da questo momento del video cambia un po' la struttura, finora ci siamo divertiti, abbiamo riso e scherzato, però da questo momento in poi esco di casa e andrò direttamente allo stadio, quindi mi sono cambiato, mi sono messo un po' di vestiti più da curva, più da settore ospiti. Purtroppo allo stadio non si possono entrare tutti gli strumenti che ho usato durante la giornata, quindi lascerò il treppiedi, lascerò i microfoni, il microfono questo qua, quindi non sentirete un audio top. In più non so cosa potrò e cosa non potrò riprendere, quindi cercherò di riprendere il più possibile utilizzando anche un altro telefono, quindi se le riprese non sono al massimo, se l'audio non è al massimo, cercheremo di fare il possibile, soprattutto a livello di montaggio, per rendervi tutto più chiaro. Ci tenevo a precisarvelo, giusto per farvi capire un attimo che le dinamiche adesso cambieranno per forza di cose, che non potrò essere chiaro e limpido, spero almeno, come sono stato fino a questo momento. Adesso comincia una parte un po' più rischiosa, sperando ovviamente di non finire in mezzo ai casini. Ricordiamoci che siamo in trasferta e comunque lo Juventino non è mai visto benissimo. Ho evitato anche di portare sciarpe o quant'altro per farmi identificare. Capiamo tutto quello che si può fare, cercherò di mostrarvi il possibile a livello di controlli, ingresso allo stadio, durante la partita, quindi settore ospiti, anche all'uscita, tutto quello che sarà. Speriamo di divertirci, che sia una buona partita, una bellissima partita, che vada tutto bene. Ci vediamo tra poco, raga,
ci tenevo solo a precisarvi queste cose qua. Direzione stadio, a piedi, mezz'oretta dal centro, fa tutto questo tunnel lunghissimo, altri 20 minuti di camminata per arrivare. Per fortuna, raga, che ho lasciato la sciarpa a casa, perché qua è pieno ovunque di genuani, giustamente, perché sono in casa e un po' di cagotto mi è venuto. Ciao, sotto l'ospite? Sì. Ok, grazie. Sono dentro il settore ospiti, parcheggio dei pullman, tra un po' entreremo dentro lo stadio, qua comincia già ad esserci un po' di casino. Mi apri solo un attimo la giacca, per favore. Fai pure. Tre soli tornelli, un casino all'ingresso, ma ce l'abbiamo fatta, mancano 20 minuti alla partita. 20 minuti, tre soli tornelli per 2500 persone. Yeah!
e mai ti lascerò. La partita è andata come è andata, dopo un'ora e mezza sono uscito dallo stadio, distrutto, però abbiamo cantato fino alla fine, è stato divertente, tutto sommato. Domani mattina o stasera quando arrivo a casa vi darò un attimo un riepilogo di tutto quello che è lo stadio, perché ci sono diverse cose che devo dirvi. Raga, la partita lascia il tempo che trova. Buongiorno raga, alla fine ieri sera ero troppo stanco per mettermi a registrare, quindi come vedete dietro è di nuovo giorno, sono le 10 di mattina del sabato, quindi le nostre 24 ore di trasferta le abbiamo fatte. La partita è andata come è andata, io non ho letteralmente visto nulla, questo è uno dei punti che vi spiegherò, e quindi inutile anche parlarne. Lo stadio molto carino secondo me, molto molto bello, ingresso del settore ospiti veramente trattamento vergognoso, con tre soli tornelli singoli per far entrare 2500 persone che eravamo tutte lì ammassate. È stato veramente difficile, si è perso tanto tempo, tanto che anch'io sono entrato proprio a ridosso della partita. L'impatto con lo stadio è veramente bello, secondo me uno degli stadi più belli in Italia, anche per questo ho voluto fare la trasferta. Settore ospiti attaccato alla curva sud del Genoa, la curva meno calda, quella con meno ultras, che però si faceva sentire, cantavano, anche loro non male devo dire, apprezzabile, bella tutta l'atmosfera. Ma il trattamento secondo me del settore ospiti è un po', lascia un po' a desiderare, molto piccolo, tutti schiacciati, diviso su due anelli, rete che per fortuna non crea tanto disturbo davanti tutto il settore, una rete molto sottile, va dall'alto in basso, sinistra e destra, quella per fortuna a tratti forse neanche ti accorgi che c'è. Il problema vero forse sono le barriere, i vetri laterali, che per chi è più in alto ti impedisce di vedere parte, letteralmente parte del campo, quindi non vedi bene la partita già da per questi dettagli. Poi se calcoli che sei nel settore ospiti, quindi in curva con tutti gli ultras, con le bandiere, capisci che nel momento in cui in un settore così stretto e piccolo cominciano a sventolare quei bandieroni, è finita. Mi sono messo l'anima in pace dopo letteralmente due minuti dall'ingresso, capendo che non avrei visto nulla. Cantato, ballato tutto il tempo, comunque ti diverti. Se ti piace, se non ti interessa vedere bene la partita, ma vivere le emozioni del tifo, comunque riesci a seguire le azioni in base alla pericolosità, in base al casino dello stadio, alla fine è un tipo di esperienza diversa in cui ti diverti lo stesso. Tutto questo per 40 euro, il prezzo del biglietto del settore ospiti, che non vi avevo ancora detto, 40 euro che ci possono stare. Alla fine quest'anno è omologato per tutti gli stadi, in teoria, visto che la Juventus ha fatto il comunicato per il quale il settore ospiti sarebbe stato 40 euro per tutte le partite, quindi diciamo anche gli altri quando ci ospitano si adeguano. E altri dettagli, bellissima atmosfera, non andateci per guardarvi una partita di calcio, ma per tifare nel caso in cui voleste andare nel settore ospiti. Siamo usciti dopo un'ora e mezza dallo stadio, questo perché dovevano aspettare che tutti i tifosi del Genoa lasciassero e le curve ovviamente stavano lì a ritirarsi i bandieroni, a ritirarsi i striscioni, sono state un bel po' e noi non potevamo andare via finché non fossero usciti tutti, anche gli ultimi 10, quindi sì, siamo usciti un po' tardino e tanto traffico fuori, quindi a casa siamo tornati per l'una e mezza, neanche troppo tardi per chi era almeno come me in macchina. Unica nota negativa secondo me del pubblico del Genoa era, vabbè, chi inneggiava, ovviamente loro con il calcio inglese hanno un altro tipo di rapporto, chi inneggiava a calcio inglese con la Juventus sa che dà più fastidio, qualcuno con la maglia del Toro perché sono gemellati, ma niente di che, tanti bambini che insultavano, che facevano
di adulti ed è stato anche abbastanza imbarazzante, a tratti sì, cringe, vedere quei bimbi di 8-9 anni che facevano gestacci, insultavano e mostravano cose, però vabbè. E curva molto bella, la nostra molto calda, mi sono divertito anche dopo il triplice fischio, abbiamo continuato a cantare, abbiamo passato il tempo, tutto sommato una bella esperienza al di là del risultato, vi dico, non ho letteralmente visto nulla tranne il rigore e il gol del Genoa che erano sotto di me, che sono riuscito poi a riprendere come avete visto nei video. Bello, se dovessi dare un voto, però se sto sommando tutto forse non andrei oltre il 6,5, perché comunque una partita di calcio vorresti anche intravedere qualcosa, non ce la fai, non è solo colpa dei bandieroni, ma è proprio colpa della grandezza del settore, delle vetrate e della rete che rendono difficile tutto. Come potete sentire sono anche senza voce e... niente raga, spero che il video vi sia piaciuto, so che non era il massimo della qualità, lasciate tutti i vostri feedback nei commenti, vedremo se ci sarà occasione di farne un altro in un'altra città, di andare a vedere un'altra partita in trasferta, magari migliorando con tutti i vostri feedback, con tutti i vostri commenti. Grazie per chi l'ha visto tutto, per chi è arrivato fin qui, per chi ha messo mi piace, per chi commenterà. Io raga mi vado a riposare, a rilassare, soprattutto la voce perché sono distrutto, torno a casa sempre col regionale, altri 13,85€ e noi ci vediamo su Twitch, su Instagram, su tutte le altre piattaforme. Ciao raga!